lo studio. Grazie. Ma che bello, capelli troppo buoni. Guarda, stasera abbiamo veramente tantissime persone che sono venute a vedere la nostra trasmissione perché l'ingresso era libero. Ma dai, non facciamo pagare il biglietto stasera. No, la consumazione è anche facoltativa. Ma allora capisco come mai c'è questa affluenza così questa numerosa. Affluenza, sì, sì. Ciao, sì, Giannina. Ciao, Paulino. Come stai? Bene, tu? Bene, benissimo, grazie. Una presenza. È il cellulare che vibra. Ah, il cellulare che vibra. Grazie. Va bene. Allora, benvenuti. Siamo fuori perché avete visto che in questa settimana abbiamo spammato. Stasera ospiti d'onore. Esatto. Mi sono fatto il regalo di compleanno. Vorrei prima di tutto dire benvenuti a Italico Live Show. Cos'è? Il vostro programma preferito del lunedì sera. Io lavoro tu per guardi il altro. Team. Io non lavoro per il lunedì team. Sera tutti sintonizzati sulle frequenze di 4Music, ricordiamo il canale 613 o www.4music.tv. Devo fare il serio perché potete venire tutti i sabati. Cioè, devo fare il serio perché mi hai detto stasera di fare professionale. Salutiamo il nostro pirata che ci sta guardando perché abbiamo scoperto. No. Il nostro pirata, il pirata non è mio. No, sei pirata. No. Salutiamo il pirata. Ho scoperto che ci guarda spesso. Ma dai. Ma sì, incredibile, non mai più l'avrei detto, però. Beh, fa piacere. Bene, perfetto. Salutiamo il buon Gnocco. Ho visto che ha delle nuove iniziative in corso. Voglio che te ne parli. Ho visto che ha riempito la pagina di Gnocca. Si può dire Gnocca? No, io sì, mi riferivo a quella cosa professionale. Ah, professionale, chiedo scusa. Ti ricordo il linguaggio, ma va bene. Sì, no, benissimo. È una pasta, perciò, come dire spaghetti. Bene, sì, spaghetti. Voglio salutare anche il mio amico Marco Cauz che ci sta guardando dal suo iPhone in macchina perché è in tangenziale a Venezia. Come fa a guardarti dall'iPhone? Lui va sul web dell'iPhone, scrive www.4music.tv, sì? Che vuol dire television, lo sapevi? Ma dai! Sì, non vuol dire altro. Perché sembri scemo, ma invece... Sembra. E ci sta guardando mentre è in macchina sulla sua bella macchinina. Non c'era ora, va bene. Senti, caro Paulino, allora ripartiamo un pochettino da dove ci siamo lasciati. Come mai questa sera abbiamo tutti questi posti disponibili? Non volevo fare brutta figura. Ah, ecco. No, c'è la squadra di calcio femminile della Juve. Allora, questa sera abbiamo dovuto allargare un attimino perché avremo più ospiti del solito. Sì. Di solito ne abbiamo due, tre, stasera ne abbiamo tre. Quindi. Però le altre settimane noi puntiamo sempre sul genere femminile. Stasera vedo che sai cos'è? Allora, noi ogni settimana facciamo contenti gli amici di Italico Live Show. Ecco. Stasera facciamo contente le amiche. E chi è che ha preso la freddora? c'è qualcuno. Poi, oltretutto, caro mio Steno, tu sai che il nostro motto di solito quando creiamo gli eventi è: se hai paura, stai a casa. Esatto. Questa sera io l'ho scritto su Facebook. Può venire anche chi ha paura. sennò che ci guarda. Bella, capito. Senti, prima di partire, comunque volevo anche ringraziare dalla regia, il nostro regista preferito, uno ne abbiamo e quello ci tocca, il nostro Fabrizio Dessiati, FDS. Che passione. Strano che il pubblico risponde così bene. E senti che continua ancora perché si appena dice un applauso. È un gran bravo regista. Quasi come se. Questa te la meritavi. No, questo è collegato al carnevale. Ecco, allora. Prima di andare a parlare di misteri, di fantasmi e via dicendo, io direi prendiamo un attimino fiato. Abbiamo salutato tutti i nostri amici, vi ricordo che potete fare le domande sia a noi ma soprattutto a loro che adesso arriveranno in diretta qui su Italico Live Show. Questo non era del computer ma era una tosse vera. Potete andare sulla pagina di Italico Italy.co Live Show su Facebook, sì. E potete scrivere tutte le vostre domande. Fra poco la nostra Jenny si spoglierà di ogni inibizione. Però si spoglia anche fisicamente, ma sta dietro la telecamera. Ma sta dietro la telecamera a raccogliere le vostre domande che poi. Due pazzi. Pazza. Va bene, dai. Allora, io direi
proprio vabbè, l'altro argomento della serata, l'ultimo, credo, alle 10, lo dico per tutti, alle 10. Alle 10. Vuoi salutare qualcuno? No, Fabri. Fabrizio, ciao. Il buttafuori delle vita, guardatela ciao. La puntata. No, non cambiare canale prima delle 10, ma va bene. La tisana, prendi la dopo le 10 e mezza. No, alle 10, perché poi mi crollano, capito? Questi lavorano tanto, poi crollano, vanno a dormire. Alle 10, alle 10 mandiamo il video delle vita. Il nuovo video delle vita. Esatto. Anche qui tante cose simpatiche, perché c'era una serata particolare che era l'Airlines Party. Bravissimo. Dove abbiamo visto veramente volare tutti gli aerei, i laser, bella bella serata. Beh, veramente, quindi dai, questa sera parleremo di questo, quindi tra l'altro noi. Scusa se ti interrompo, però vorrei anche ricordare che a fine puntata daremo gli estremi per il tuo compleanno, che sarà il prossimo weekend. Nel senso che se volete fare il bonifico per il suo regalo vi lasciamo, no, a parte gli scherzi, mi voleva invitare uno a una uno a una. Nel senso, anche le ragazze, al suo compleanno che si terrà venerdì sera al Sushi Sound e sabato sera alla vita. Inizio a dirlo così si preparano e prendono appunti. Prendono appunti, bravo. Se volete fare domande sul mio compleanno, invece andate sulla pagina tua. Niente, va bene. allora, se volete fare domande sul suo compleanno, andate sulla pagina non so se torno a casa vivo sabato mattina.it. Infatti, potrebbe essere stata l'ultima serata delle vite, esatto. Non sappiamo se sabato esatto. Sopravviviamo. Esatto. Quindi, allora, la prima canzone di questa sera. Allora, la prima canzone la dedichiamo al Brasile, al Carnevale. Non è più Cubatón. No, c'avevo il Cubatón. Ma quando è che mi fai parlare di gente di zona di ieri sera? Il concerto di c'è For Music Cattino, allora, che da poco tempo. For Music Cattino. Ho pensato ieri sera quando ho visto le telecamere. Da poco tempo. Allora, 20, puoi andare con la concedimi 20 secondi. Volevo ringraziare i miei due fedeli scudieri delle scorribande cubane, il buon Roberto Finelli e Roby De Maria. Saluto anch'io, gli domando anche un bacio. Che non so, perché ieri sera quando siamo usciti non erano vivi. Non erano vivi. Perciò penso che secondo me sono andati a dormire alle 8 erano già dormiti. Però è stata una bellissima serata, eravamo prima a cena al Copacabana, tutto brasiliero, con gli spettacoli brasileri, e poi invece ci siamo trasferiti al Coparío per lo spettacolo cubano di gente di zona. C'erano le telecamere di Formusic. C'erano le telecamere di Formusic Latino, esatto. E come tu quindi sai, faccio un appello agli amici di Formusic Latino, se volete un conduttore, lui è felicissimo. No, ho anche cioccato un po' con l'operatore ieri sera, perché mi stava proprio davanti tra il tavolo e il palco. Gli ho detto di spostarsi, ma comunque vabbè. Piccolezza. Comunque, bellissima serata, vi invito ad andare a ascoltare sempre il reggaeton cubano, perché vi alzate al mattino con un sorriso splendido, la giornata è migliore. Però vedi, ascoltando il reggaeton, ti posso dire che era pieno di belle ragazze, comunque. No? Di tutti i continenti, di tutti i generi, vorrei dire altre cose, ma visto che ci hanno vietato di dirle, perciò non possiamo dirle. Benissimo, allora, Nossa. Canzone. Nossa. Quindi se volete cambiare canale il momento è opportuno. No, però tornate fra tre minuti, fra tre perché minuti. Iniziamo seriamente a parlare di pensavo di no. Di poltrone massaggianti, no, non dire quelle cose che poi ci e dai, dopo la canzone rientriamo e poi finalmente dalla regia ci dicono è pronto. Restate con noi. Bella. Caro Paolino, sì. Devi sapere che il carnevale è partito, perciò adesso ormai anche torna. Adesso anche l'Italia sta affrontando questa cosa del carnevale, però sappi che vivendolo in Brasile. Ma io andrei già al carnevale di Venezia, capito? Ma no, io andrei a quello di Salvador de Bahia. Finalmente, meno male, non si parlerà più. Senti, come mai questo mare tra mete? Primo, perché sai che starti vicino non è tutta sta meraviglia. Benissimo. Secondo, perché stanno per arrivare gli ospiti. Senti, ma mi arrivano. Ecco. Mi arrivano come i Ghostbusters. Scommetto che Gigi si è ricordato il microfono. Scommetto. Sì, si è ricordato. Infatti vedo già dalla faccia che si è ricordato. Ce l'hai giù. Facciamo un po' di concentrazione. Sì. Allora, dicevamo. Stanno per arrivare gli ospiti. State
chiedendo veramente. Sono di... gente de zona, no? No, non c'è. Ah, sono de zona, sono già partiti. Sono già a Milano a fare shopping. Quanto mi dispiace. No, questa sera, cari amici di Italico Live Show, siamo riusciti a conquistarli, a portarli via alla concorrenza. Facciamo uno special thanks special alla thanks. Segretaria di redazione sì. migliore che esiste al mondo. Brava Jenny! Brava Jenny! Che è riuscita in questo grandissimo, direi quasi spettrale compito sì. di portare i ragazzi. Ci ha sorpreso. Allora, se voi siete d'accordo, Italico Live Show ha il grande onore, il grande privilegio, il grandissimo piacere di averli come ospiti. Non vi diciamo chi sono, ne parleremo tra poco, guardate il promo. Guardate qua. Show direttamente. Io sono contento come un bambino. Lo so, perché tu sei proprio vicino a queste cose. Poi ne racconteremo dopo, perché adesso facciamo i seri, sì. i professionali, e ringraziamo tutto il gruppo. Al gran completo, posso dirlo. Cioè, mancano due. Però le teste di serie ci sono. Insomma. Ci siamo, i Ghost Hunter Team, un applauso. Allora, prima di tutto vi ringrazio di essere qua, dobbiamo fare un po' i seri, perciò sai le lecchinate di inizio intervista. Grazie. Chi è che ha la sfiga di conoscere Jenny? Però grazie a Jenny siamo riusciti veramente in questa bella cosa. Vi devo dire che avete veramente un grandissimo fan, che è il buon Paolino, che quando tu lo chiami durante la vostra trasmissione ti attacca il telefono. Non risponde. È silenzioso dall'altra stanza. Pensate che c'è della gente che si organizza la settimana per guardare Mistero la sera, quindi è vero. Io l'altro giorno sono stato al telefono con lui, abbiamo parlato del fatto che la settimana scorsa vi hanno cambiato giorno. È una tragedia. Io gli ho detto cacchio, perché non possiamo dire parolacce, cacchio, io mi ero organizzato la settimana perché dovevo stare a casa mercoledì sera e me lo sposto al giovedì. Ma magari torna il mercoledì, dovrebbe tornare il mercoledì. È passato il promo oggi che va mercoledì. Ah, perfetto, bene. Mannaggia. Posso fare solo una cosa di servizio? Luigi, perché stiamo registrando sulla finestra, e se gli metti la roba in mezzo, lui registra quello che stai facendo. Gigi, Ecco, voi avrete anche i fantasmi, noi abbiamo Gigi Mancuso, che è veramente facile da gestire. Preparate le mannaie. Va bene, allora, caro Paolino, partiamo con ordine. Sono venuti a trovarci perché innanzitutto il primo motivo è questo qua, e io lo lascerei presentare. Chi me lo presenta? Lo presenta Mirko. Sì. Allora fate questo. Sì, intanto vi ringrazio per averci invitati qui. Siete una professione bellissima. Siamo sempre. Siamo anche noi. Mi piace molto. Intanto saluto gli altri due membri del gruppo che non ci sono, per correttezza: Luca Guariglia, che è il cofondatore del gruppo, e Daniele Menegaldo, che è colui che fa un po' di invenzioni strane, armature, insomma, cose un po' particolari. E questo libro è un libro che è uscito a settembre, curato da Giampaolo Saccomano e Mero Pesenti, che sono
sono i curatori ufficiali, edizioni Murcia, e si chiama appunto Il manuale del cacciatore di fantasmi. Quindi parla questo ovviamente... dovrebbe essere la mia copia, se non ce l'ho. Ci sono dei geni, dalla regia Geni dice che è suo. Ma io ho già chiesto alla libreria vicino da noi. Tanto lì non sa leggere, perciò te lo ridarà nel giro di no, però ci sono le figure. Ci sono le figure, allora domani va bene. Vado a fotocopiarlo, come si faceva. Siete delle carogne. Zitti dalla regia. Questo, beh, già il titolo insomma dice, è il manuale. Cosa impariamo con questo libro? Allora, questo è un libro, intanto i due curatori hanno fatto un ottimo lavoro, perché hanno cercato di scriverlo nella maniera più comprensibile possibile, quindi anche a chi diciamo chi si affaccia per la prima volta a questa attività è in grado tranquillamente di capirlo, e spiegato sostanzialmente tutto quello che concerne la nostra attività, quindi da come ci muoviamo durante l'indagine, dalle attrezzature che utilizziamo, un po' alla metodologia che seguiamo durante l'indagine, e in più ci sono anche 10 racconti di 10 indagini nostre, sotto forma però di racconto personale. Ah, okay. Quindi che fanno emergere anche un po' il carattere di ognuno di noi e come ognuno di noi affronta le indagini. O ognuno di voi ha raccontato una, sì, esattamente, un'indagine in particolare, un'indagine che l'ha colpito di più, insomma. Come tutte le trasmissioni che si rispettino, noi abbiamo avuto la possibilità di leggere il libro una settimana prima e l'abbiamo trovato veramente veramente affascinante. Io ti dico, lo rileggerò nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni lo rileggerò. Insomma, la cosa incredibile è che quando abbiamo fatto la prima presentazione a Como, è arrivato questo ragazzo spedito su da noi e dice terzo capitolo didascalia 4, tu sei quello che, ecco, cioè, lo sapeva a memoria, fai attenzione perché quello è il serial killer. Vedo un po' la faccia da serial killer, spaventato, perché abbiamo detto, ma non è che ci vuoi fare le domande sulle righe, sulle parole. Ma però c'è da dire, scusa se ti interrompo, che effettivamente chi è appassionato in maniera molto forte, credo che vada a nozze, no, sì, con sì, voi, perché comunque riuscite a dare, io che non ne capisco niente, che non sono così appassionato, però mi piace guardare la trasmissione, mi piace seguirli. Con lui dovreste fare un libro sul Cubaton. Lo faremo, ci stiamo lavorando. Magari, e secondo me, guarda, ma perché tu che sei così rompiballe su sto Cuba? Sì. Perché non mi trovi qualche posto di andare a... Guarda, c'ho un'idea, andiamo a Cuba, a L'Avana, con loro. Cos'è il Cubaton? C'è una roba strana, io non lo voglio sapere. È il reggaeton cubano. Ah. Il reggaeton cubano, che è il vero reggaeton. Trova qualche bella casa infestata a Cuba. Ce n'è. Non infestata di fantasmi. Comunque, torniamo un attimino a noi. Però prima di parlare un attimino così del libro, che veramente può essere interessante, io avevo veramente la curiosità di sapere da dove nascete. Cioè, come vi è venuto in mente, qualcuno vuole diventare velina, sì, qualcuno vuole fare salumaio, come vi è venuto di fare cacciatori di fantasmi? Ma diciamo che l'idea è nata principalmente da un'esperienza personale, mm-hmm, che in particolare io, poi ovviamente con Andrea, essendo mio fratello, abbiamo vissuto anni fa in una casa appunto a Torino, perché noi siamo originari, quindi siamo nati qua a Torino, dove si verificavano dei fenomeni davvero strani. Siamo andati via, quindi strani, genitori, di che tipo? Ad esempio, strani, si accendevano e si spegnevano le luci. Ma no, si sentivano camminare. Adesso vedrai, sarai obbligato a vedere tutti i servizi. Tant'è che anche i nostri genitori hanno deciso poi di traslocare per via di questi fenomeni, quindi insomma era una casa vecchia, cioè no. Di una cinquantina d'anni, penso, sì, più o meno, sì, da quello, sì, che mi ricordo. Tra l'altro io conosco i genitori di Mirko, sono due persone... Sono sorelli, se non creiamo dubbi, posso confermare che sono due persone splendide, persone molto razionali, perché comunque fanno i musicisti, sono anche abbastanza famosi nel mondo, e posso assicurarvi che quello che hanno vissuto
è vero, quindi non è che hanno trasmesso ai figli qualcosa quando erano piccoli, cioè magari non sono suggestionabili, cioè, quindi, come per esempio io che sono comunque magari un appassionato ti posso magari poi dire vabbè, ma la suggestione ti ha fatto succedere questo. No, invece... perché abbiamo vissuto delle esperienze proprio da soli quando eravamo in casa, okay, da soli, e quindi comunque che ci credi o non ci credi, sono comunque, io ho sentito tante interviste di persone a cui è capitato, sono comunque brutte, cioè nel senso sono... dipende, diciamo perché... che dipende, quelle che capitavano a noi effettivamente più che brutte erano pesanti, nel senso che erano cose molto evidenti, e chiaramente noi vabbè all'inizio possiamo dire che inevitabilmente ti spaventi per capire, no? Cioè una cosa l'entità, che non capisci, ma è quella che mi ricordo io molto bene, poi farò dire ad Andrea che lui avendo 4 anni in più di me se le ricorda ancora meglio. Io mi ricordo in particolare quando eravamo soli a casa, era una casa su due piani, quindi c'era una scala in legno che portava nella mansarda, sì. Mi ricordo benissimo la luce che si accendeva da sopra e noi eravamo sotto e sentivamo i passi di qualcuno che scendeva la scala di legno. Mi ricordo noi che ci fiondavamo in camera chiudendoci dentro, ma per no, la paura. Caro il mio amico scettico, quante te ne farò vedere adesso? Ma non ci vedrai. Tu avevi un episodio, se non mi ricordo male, sull'orologio. Tra l'altro l'ho raccontato anche nel libro. Ah, ecco. Sì, sì, è un orologio che era dei nostri nonni materni. E questo in realtà è un episodio positivo, non è un episodio che io vedo negativo, forse è una sorta di protezione nei nostri confronti. Comunque ero da solo quel pomeriggio e c'era questo orologio appeso alla cucina, all'entrata della cucina. E a un certo punto ho sentito un esempio. Guarda quell'altro! No, ho sentito veramente una cosa. Me lo ricordo molto bene. Ho sentito una cosa molto strana, una sensazione strana. Mi sono girato verso l'entrata della cucina e io ricordo benissimo di aver visto una sagoma che ho identificato in mia nonna, che è morta quando avevo un anno. E lì, infatti ho chiamato mio padre che era in salone e. Ho detto guarda che è tornata la mamma, perché subito pensavo fosse mia. E invece lui è arrivato e non c'era più nessuno. Il giorno dopo di notte abbiamo sentito un tonfo clamoroso, fortissimo in cucina. Siamo andati a vedere, c'era questo pendolo, un orologio a pendolo molto vecchio che era proprio dei miei nonni, che era per terra, si era proprio sradicato dal muro, si era staccata anche la piastrella. Ah, guarda, ma stasera approfitta di loro. No, ma io sto seguendo con accensione, no? Allora, vi devo dire anche questo, perché noi di queste cosine nelle puntate precedenti al vostro arrivo ne abbiamo parlato. E quando ero piccolino, se siete di Torino, vi ricordate Villa Gualino, su in collina? No, era un'ex colonia, quella tutta arancione. Quella che invece adesso però non è più abitata, è tutto a posto, è sopra il Monte dei Cappuccini, tanto per intenderci. Da ragazzini, cos'era? Partivi, andavi a farti sabato pomeriggio lì dentro con il buio, le paure, gli schedari tutti buttati in aria che pensavi di trovare chissà che cosa, invece c'erano già passate 50 persone, certo. 50.000 persone prima di te. Detto questo, è chiaro che la suggestione del luogo, l'età e gli stronzi dei tuoi amici, si può dire stronzi? No, i tuoi amici non simpatici, si può dire amici? È chiaro che tutto l'insieme di cose, ti muovevi come un gatto piano piano, tutti i rumori che sentivi, c'è il fantasma, c'è qua, c'è là, però quello però è non hai quando sei suggestionato, c'è da dire che sei... ecco, in molte indagini che abbiamo poi effettuato, perché poi dopo diciamo passata la paura quando si è cresciuti è venuta fuori la curiosità, ovviamente lui si cacca ancora ma nel senso buono, cioè perché effettivamente dobbiamo cioè... dire che in molti casi comunque la suggestione ovviamente c'è, delle persone anche che ci chiamano, ci hanno chiamato moltissime persone in abitazioni private dove abbiamo visto che effettivamente la suggestione comunque gioca sempre dei brutti scherzi, quindi per quello che poi bisogna fare un'indagine seria e capire dove poi c'è, è vero che ci sono degli elementi, chiamiamoli tra virgolette naturali, nel senso non so, i campi magnetici che magari ti creano l'allarme del garage crea un campo magnetico, sì. quindi cioè, ci sono tantissime spiegazioni scientifiche, ma laddove non ci sono spiegazioni proprio a Torino, un'indagine dove si allena la Juventus di fianco. Siamo andati in una casa privata dove siamo impazziti per 2 ore a capire qual era il problema. Alla fine c'era un antifurto wireless
che dava problemi di campi elettromagnetici e quindi creava delle sensazioni negative avvertite dai proprietari. Quindi molte volte la spiegazione c'è. Altre volte invece volevo solo dire che finire, perché ho detto lo ritengo positivo, però un pendolo che va per terra si va in mille pezzi non è molto positivo. No, cioè, positivo nel senso che non ti piaceva il pendolo, il pendolo ce l'ho ancora a casa, io l'abbiamo fatto riparare, funziona perfettamente, mi dà un senso di sicurezza incredibile. Io credo che fosse un messaggio, qualcosa del tipo andate via di qua. Ma andate via di qua perché? Cioè, perché qui controlla la casa? Perché evidentemente ci sono lì. Si immagina, cioè i tuoi cari scomparsi che ti dicono vai via di qua perché qua c'è qualcosa che non va. Siete andati a vedere magari 5 anni dopo se la famiglia che andrà ad abitare lì dentro, perché? No, è meglio che non te lo dica. Non ce la facciamo dire diciamo che, poi vediamo. No, abbiamo avuto io non so chi ci viva adesso, ma chi è adesso arrivato dopo è stato molto male. Sì. Uno dei familiari è anche passato miglior qui. E abbiamo tra l'altro avuto notizie tramite amici che abitavano sotto, che hanno mantenuto contatti con i genitori, con i nostri genitori, che comunque dopo questo episodio qua sono andate a vivere altre, mi sembra, 2 o 3 famiglie, che sono comunque tutte andate via dopo pochi mesi, senza dire nulla, nel senso dalla sera alla mattina hanno deciso di andare. Allora vogliamo ricordare che abbiamo una villa in vendita in via. In realtà loro sono agenti immobiliari. Sai quel film, perché ce ne sono di film che hanno poi i fantasmi dentro la casa. Sì. Ti racconto questo perché c'è Marco, il mio amico di Pordenone, che ci sta guardando. Eravamo a New York, a casa sua. Senti, io continuo a sentire rumore di facciamo un'indagine in diretta. Chi è? Stai zitto, fai parlare loro. Eravamo a New York, per 2 notti. Ce l'aveva col fatto che mi ha chiesto al mattino: ma sei venuto nella mia camera a prendere il mio letto e ad alzarlo? Dicevo: Marco, ma che cavolo me ne frega, io sto dormendo tranquillo di notte, dormo. Beh, dipende, se hai fatto serata lo fai. No. Però dice che durante la notte aveva questa impressione che qualcuno prendeva il letto o il materasso, adesso non mi ricordo bene, e lo scuotesse, e lui pensava che fossi io. Lui sosteneva che ci fosse qualcuno, cosa che in realtà non c'era perché era a casa chiusa e tutto quanto. Lui sostiene che qualcosa c'era. Secondo me è lui che se l'è immaginato, stai dormendo. A me succede che magari mentre dormo mi sveglio e c'è una bella donna a fianco a me, invece non c'è nessuno. Mentre dormi, magari lo sogniamo un po' tutti. Mentre dormi, ma lui capita. Mentre dormi, però insomma ci sono adesso, poi dentro ti farò vedere tutte le loro puntate. Sì, davanti a tu mi fai sentire il cubatone, tu invece ti faccio vedere. E così vedrai e comincerai a farti una cultura anche in merito. Finiamo un attimino che mi interessava. Il discorso della nascita del gruppo, quindi poi con Luca Guariglia, che tra l'altro poi ci siamo conosciuti perché è mio cognato. Tutto quasi in famiglia. Esatto. Ho scoperto che anche lui ha avuto, diciamo, in passato delle esperienze così, abbiamo iniziato a parlare, abbiamo deciso di creare questo gruppo. Poco dopo si è aggiunto il nostro buon Daniele. Anche perché. E tu anche eri appassionato. Sì, insomma, sono tanti anni che studio spiritismo, medianità e esoterismo, quindi ecco perché sei amico di Jenny. Capisco tante perché cose. La studia, hai capito? La usa come cambia. Ma dillo prima. No, è stato un caso davvero particolare il nostro incontro, dettato forse da qualcosa di più alto che ci ha guidato. Ma tra di voi o tra te? No, ma che scusa, mi ero perso. Tra di noi. Perché proprio nel momento in cui. Allora! Già qua sentiamo i rumori qua dietro, qua si muove tutto. Ho già caldo stasera. No, perché appunto io, tornando da un viaggio negli Stati Uniti, ho pensato quasi quasi propongo ai miei amici autori di Mediaset una trasmissione legata al paranormale. Non sapendo che c'era già Mistero, quindi ho detto vabbè, quasi quasi cerco un gruppo di amici, di persone che sono appassionate e
proviamo a proporci come ghost hunter. E cercando il secondo gruppo che ho trovato sono stati il primo era Ghostbusters che erano era il primo perché era abbastanza imbarazzante e ci siamo conosciuti, ci siamo visti a Como e è nato questa amicizia che ci ha portato dopo forse due mesi neanche a debuttare a Roma con Alessandro Cecchi Paone e la troupe di Mistero a Mistero. Ecco. Ah, perciò scusatemi, questo è il vostro lavoro? No. Ok, è una passione, che però insomma... Anzi, sottolineiamo che ecco, le persone che ci chiamano anche nelle abitazioni o in qualsiasi altro posto per un'indagine, l'indagine è completamente gratuita. Sì. Perciò se avete piacere o necessità, ma cosa fate? Voi vagliate, credo, no? Sì, in base quando si tratta di, siccome appunto la nostra base è Milano, quando si tratta di Torino se ne occupa magari Andrea che è qui, va a fare un sopralluogo. Milano e dintorni, o io e Mirko vado io che cerco di capire più o meno se si tratta davvero di qualcosa di interessante a livello paranormale, se no cerchiamo di scartare. Per capirlo cosa usate? Macchinari? Beh, penso che tanto sia esperienza, no? O no? Anche un po' intuito. Anche un po' intuito. Non ho mai visto una puntata. Io seguo sempre il programma e sono un accanito fan. Allora ti ricorderai il nome di una macchinetta. Certo. Stavamo dicendo. Allora, ci sono due aspetti che noi utilizziamo, l'aspetto spirituale e l'aspetto tecnico. L'aspetto tecnico, magari te lo spiega Andrea e te lo spiega Mirko, l'aspetto spirituale è un po' quello che seguo io, cioè cercare di capire se davvero c'è la necessità di intervenire anche a livello spirituale all'interno di un'abitazione, attraverso alcune pratiche che sono semplicemente la preghiera piuttosto che cercare il contatto medianico con l'entità. Una volta capito che c'è qualcosa che non va, si crea di fare il contatto anche, chiamiamolo mediano. Sì, io cerco di contattare l'eventuale entità attraverso la mia metodologia che è la scrittura automatica. Adesso siamo diventati talmente tanto una squadra che una non esclude l'altra, e quindi una tecnica tipo il K2, che poi ve lo spiegherà Mirko, aiuta la scrittura automatica, e la scrittura automatica aiuta il K2, insomma. Diventa proprio una sinergia completa, no, di gruppo. Sì, non so, puoi spiegare? Sì, per quanto riguarda il... È una presenza, sì. Beh, per quanto riguarda le attrezzature, diciamo che quello che facciamo noi, intanto c'è da dire, il ghost hunting non è una cosa che abbiamo inventato noi, ovviamente, anzi è una pratica che esiste ormai da secoli. Una volta che... Ma anche in Italia? Cioè, già radicato? No, che in Europa è relativamente recente, diciamo intorno al 1920, insomma i primi anni del Novecento, è comparsa in Europa. Scozia? È nata in realtà già in diverse parti del mondo, in Grecia, in India, c'erano gruppi di persone che si riunivano e cercavano di approfondire segnalazioni su presunti fenomeni paranormali. Ovviamente ogni epoca ha avuto la sua strumentazione, perché queste verifiche chiaramente si cercava di farle con strumenti tecnologici, ovviamente a seconda della tecnologia. Tu pensa, scusa se ti interrompo, che la nostra Jenny cerca i fantasmi con l'iPhone, con l'applicazione gratuita. Non è un'apparecchiatura che usano là. No, ci ha accolto con questa è la cosa. No, ma non ti dico normale. Oggi pomeriggio in ufficio. Stello, sei un fantasma. Va bene, dicevamo, scusa. E quindi volete bene. Molto. Silenzio dalla regia. E quindi ovviamente l'attrezzatura che viene utilizzata oggi serve sostanzialmente a monitorare vari parametri ambientali, quindi la temperatura, i campi elettromagnetici, il reparto audio in varie frequenze, il reparto visivo anche lì in varie frequenze. Questo perché, secondo varie teorie parapsicologiche, un'eventuale entità quando si manifesta modifica questi parametri ambientali, quindi le cose che molto spesso si vedono magari nei film, che arriva il fantasma e si abbassa la temperatura, in realtà è basata su una teoria che effettivamente esiste, c'è nel campo, ovviamente stiamo parlando sempre della parapsicologia, e quindi si cerca di capire se poi queste anomalie ambientali hanno una spiegazione razionale
e quindi allora lì è tutto normale. Certo. Se invece non hanno una spiegazione razionale, ecco che si cerca di documentarla al meglio e poi eventualmente studiarla, insomma. Io ricordo anche alcune indagini, ad esempio legato alle apparecchiature, che ci sono per esempio alcuni luoghi dove magari le apparecchiature smettono di funzionare. Sì, ci sono anche si scarica la batteria improvvisamente. Anche in questo caso, ad esempio, una teoria dice che appunto quando c'è una un'entità per potersi manifestare assorbe l'energia dall'ambiente circostante, quindi che siano un'apparecchiatura, una telecamera, una macchina fotografica, e quello effettivamente ci è capitato. Poi, io dico una cosa che mi piace molto di loro, loro sono molto cauti nelle affermazioni, loro non ti dicono c'è il fantasma lì, c'è qualcosa che magari fra 10 anni sarà spiegato scientificamente. Sì, non ce ne escludiamo che non possiamo naturalmente escludere che un'anomalia che riscontriamo magari nel campo elettromagnetico, che oggi non è possibile spiegare, magari lo sarà fra 10 anni. Ad esempio, io faccio un piccolo esempio, il fenomeno degli orb, penso che ne abbiate sentito parlare, quelle sfere di luce. Sono le sfere di luce. Ne stavo comprando uno ieri, poi erano finiti, mai di vendere la prossima settimana. Però qual è la canzone Cubatón più bella? Gente di zona, che lo mandiamo adesso, ci vediamo tra poco. No, ecco, diciamo come ad esempio il fenomeno degli orb, che sono queste sfere, sembrano luminose, che compaiono spesso in fotografie e video. Le mandano anche spesso in molte trasmissioni dove parlano di paranormale. In realtà fino agli anni 70 era un fenomeno pressoché sconosciuto e sono ovviamente subito nate centinaia di teorie, chi diceva che erano entità larvali, chi residuali, insomma teorie di tutti i tipi. Forse tu, ignorantone, avrei visto non ti permetto di dire queste cose, l'hanno fatto su internet, è girato moltissimo. Quei due orb che creano i cerchi nel grano, è un orb, non sono quelli che... Se non sono, in realtà quelle lì sono le sfere, diciamo, più legate all'ufologia che non ai fantasmi. Diciamo invece non stiamo parlando di quelle gocce che io vedo davanti alle mie fotografie, quelle sono le gocce di condensa, quando nei locali faccio la foto e la goccia così. No, ci sono le gocce, però possono comparire anche in quel caso gli orb, che sono queste sfere di luce, perché in realtà poi si è scoperto dopo molti anni, dopo che molti gruppi analoghi al nostro, comunque anche ricercatori appassionati, hanno prodotto un certo materiale fotografico. Questo materiale ha incuriosito i vari tecnici, fotografi e scienziati che hanno studiato quindi effettivamente il caso, e hanno potuto constatare che in realtà è un fenomeno assolutamente naturale di rifrazione della luce su micropulviscolo, quindi microparticelle di polvere o di umidità. Questo cosa vuol comprendito dire? Comprendito un pochino. Cosa vuol dire? Detto sostanzialmente, soprattutto usando le macchine, quelle compatte, più andiamo avanti più le fanno ultra compatte, quindi con una focale molto corta, diciamo la polvere appunto o l'umidità presente nell'ambiente si riflette sul, diciamo, in base all'angolazione quindi dell'obiettivo e della luce, e in realtà sembrano compaiono sulle fotografie come delle sfere enormi potrebbero sembrare inspiegabili, in realtà hanno una spiegazione. Quindi mi piace di più però ascoltare in questa maniera che dire là c'è il fantasma, là c'è la però, cosa, cioè, però il lavoro è quello, andare a vedere se in quella casa c'è troppa polvere oppure chiamano la domestica che va a pulire. O se no ci sono effettivamente anche casi in cui obiettivamente dei fenomeni non hanno una spiegazione, come un caso tra l'altro sempre qua nel Piemonte in cui ha indagato prima Andrea con il suo gruppo, perché poi tra l'altro lui è anche un altro gruppo che opera qua in Piemonte, oltre a far un parte distaccamento, sì, una specie, esatto. E dopodiché abbiamo fatto anche un'altra indagine noi, dove effettivamente abbiamo registrato un audio impressionante, penso sia al momento attuale l'audio più impressionante che abbiamo mai registrato. E quello che ascoltiamo dopo? Sì. Però vabbè, adesso invece non voglio dire troppo su quell'audio lì, perché lo ascolteremo dopo, quindi restate lì. Però ad esempio un altro che a me ha inquietato, se non sbaglio, è la penultima puntata, quella dell'andate via. L'ho visto quello di Colorno. Abbiamo prima fatto un'indagine noi come gruppo, noi facciamo anche dei piccoli reportage chiamati Alice Mundi, dove costruiamo proprio il servizio dalla storia. Ne sentirete parlare. Dalla storia
poi all'indagine effettiva insieme a delle nostre collaboratrici che sono Stefania, Nancy, Francesca e Martina, che ci danno una grande mano, salutiamo. Che salutiamo. Loro quattro ne hanno. Siamo stati veramente contenti di andare a Colorno, dove c'è una storia, insomma, c'è stato un manicomio, quindi una storia difficile. È stato quel manicomio che ha ispirato Basaglia per fare la legge contro i manicomi, per chiuderli, insomma. E abbiamo fatto questa indagine e Andrea è stato protagonista di una situazione abbastanza drammatica. Poi sul finale che era successo qualcosa. No, adesso non è proprio della prima è andata a Mistero. E poi magari ve la racconta lui. Mentre la Mistero, c'è stato questo audio dove effettivamente la voce diceva andate via. E sono degli apparecchi che filtrano anche lì, non è un audio normale, no. Giusto? È un audio sull'ultrasuono. Sì, sull'ultrasuono e sull'infrasuono, quindi frequenze che noi non sentiamo. Diciamo, scusa, tra parentesi, domanda, ma sti macchinari costano? Costano parecchio. Chi li paga? Mirko. Carissimo Mirko, benvenuto a Italia Black Show, avremo bisogno di... Allora, abbiamo tutto con la telecamera lì che avanza. No, vabbè, però sono macchinari che esistono. Sì, allora, cioè che tu vai al supermercato e li compri. Magari non al supermercato, però. Sì, diciamo che sono in realtà parecchi anche gli strumenti per la misurazione del campo elettromagnetico, sono utilizzati anche dagli elettricisti, nel senso non c'è niente di studiato apposta per trovare un fantasma, chiaramente quello. No, perché sono tutti apparecchi che misurano parametri ambientali, quindi dal termometro all'infrarosso a qualsiasi altro strumento che misura un parametro ambientale può essere adattato al ghost hunting. Perciò, come dicevamo prima, poi la vostra capacità è quella di prendere le varie situazioni, i vari risultati, metterli insieme e capire, e analizzandoli cercare di dare una risposta. E se vi interessa, c'è un film molto bello che è uscito due anni fa. Tu mi ricordi il nome? Io me lo dimentico sempre. Sì, dovrebbe essere sulla data 1920, Il mistero di Rockford. Che parla esattamente di come facevano ghost hunting negli anni 20, e per esempio utilizzano delle tecniche che a volte abbiamo utilizzato anche noi, per esempio il borotalco per vedere se lasciano le impronte. Oppure di nylon con i campanellini. Noi utilizziamo i rilevatori di movimento, una volta usavano i fili di nylon trasparenti con dei campanellini appesi. E non vi dico che emozione provare vedere l'impronta sul borotalco che ha lasciato, o su un... È successo. In un centro estetico, tra l'altro. In un centro estetico dove non ci si aspetta di incontrare un fantasma. Cioè, gli hai buttato il borotalco, poi hai visto io. Ho detto, perché non erano queste ragazze spaventate? Ho detto, provate a mettere del borotalco lì dove sentite che c'è più attività. Hanno lasciato il borotalco e hanno trovato sia l'impronta di uno stivale, sia di una mano. Tra l'altro, in quella stessa indagine, come poi si può vedere anche nel video del nostro canale di YouTube, insomma. Sì, poi vi diamo tutti i nostri dati. Esatto, durante l'indagine, sempre in quel centro estetico, noi eravamo al piano di sotto, tra l'altro anche lì Andrea ha visto questo fenomeno. Io poi sono specializzato in quello che sta per dire. A lui succede sempre questo, veramente, ormai lo chiamiamo l'uomo delle porte, perché noi eravamo nel piano di sotto, tutto chiuso ed inverno, facevamo freddo, quindi non c'era neanche una finestra aperta. Questa porta è rimasta aperta per 3 ore senza nessun tipo di spiegazione. Noi eravamo seduti immobili, la porta ha iniziato a muoversi fino a che non si è chiusa completamente. Noi eravamo in fondo a un corridoio, ero seduto, e non l'abbiamo vista. Sento lui che mi chiama e mi dice: guarda che si sta muovendo la porta. E la porta si è chiusa. C'è tanto di filmato, perché quella è stata inquadrata perfettamente da una delle nostre telecamere. Poi c'è successa una cosa analoga, sempre a lui, sempre lo stesso tipo di fenomeno, in una locanda a Piacenza. Quello purtroppo non siamo riusciti a filmarlo perché stavamo smontando, ne stavamo andando via, era finita l'indagine. Lui entra in una stanza e è impossibile che una corrente possibile. Era tutto chiuso. Io posso parlare di una cosa che purtroppo non abbiamo filmato, ma che è simile a Como. Stavano effettuando l'indagine, era una villa molto grande, quindi avevamo messo la regia in questa veranda. Sì. E a un certo punto sentiamo dei passi sopra questa veranda, e questi passi praticamente arrivavano all'esterno
si è sentito scendere le scale, ho detto beh sarà uno dei ragazzi. A un certo punto si apre la porta, ma si vede la maniglia che dai, si abbassa e si apre. Questo non l'abbiamo filmato, però c'erano i proprietari di casa testimoni, perché erano seduti con lui. Ma soprattutto c'erano tutti, noi facciamo le indagini in diretta, non so se voi lo sapete, facciamo delle indagini in diretta e tutte le persone che seguivano l'indagine hanno sentito il rumore della porta e non c'era nessuno. Noi quando facciamo le indagini, diciamo private, anche lì grazie a... Volevo chiedere a loro se ci portano con loro. Dai, mi piacerebbe. Noi ogni tanto organizziamo degli eventi in cui facciamo, diciamo, partecipare con noi un numero chiaramente ristretto di persone. Oppure, come dicevo prima, quando facciamo le indagini, diciamo, private, quindi non quelle a mistero, ma quelle noi per nostro conto, grazie ad Andrea, insomma, che essendo lui un tecnico informatico, ha creato queste indagini in diretta. Quindi collegandosi sul nostro sito, che è costantertin.it, vedi in diretta quello il lavoro che stiamo facendo con noi. Ah, bello, quindi bello. Si può interagire con noi con una chat, per cui è possibile anche, insomma, darci una mano, effettivamente, magari suggerirci qualche domanda da fare o altri esperimenti durante l'inverno. Io voglio chiedere solo una cosa, sono arrivate già le prime domande, perché vedo Jenny che scrive come una matta, quindi prendiamo un po' d'aria, perché... Allora ci ascoltiamo una bella canzone, vuoi sceglierne una? Magari Ligabue? Allora ce l'abbiamo Ligabue. L'abbiamo? Quale canzone? Già messa. Avevi scelto Piccola Stella. Stella senza cielo. Allora ascoltiamoci Ligabue. Sì, è molto sensitivo, sì. Allora, Italico Live Show, tra poco ripartiamo alla grande. Rientriamo tra poco. Rimanete con noi. Ciao a tutti gli amici di 4Music TV, bella a tutti, ciao! Un grande saluto a tutti gli amici di 4Music, io sono Noemi, buona musica, ciao belli! La nostra televisione preferita è 4Music! Ci piace! Ringrazio tutti gli amici di 4Music e spero di sentirvi e vedervi presto, ciao! Grazie a voi, grazie a tutti gli amici di 4Music Television, sono Max Pezzani, grazie per l'attenzione, ciao! Allora, un saluto marchettoso agli amici di 4Music. Comprate Mouse Music e guardate 4Music. Complimenti per la trasmissione. Ciao! Bella 4Music TV, noi siamo il club. Bella lì. Un saluto agli amici di 4Music. Big up! Un saluto agli amici di 4Music TV. Grande Mike! Hello everybody from iPhone 65. Hello to the people of 4Music TV. Ciao a tutti, gli amici di 4Music, grazie mille per la possibilità di farmi sentire anche da voi. Tutti gli amici di 4Music, seguiteci sia sul canale tradizionale ma anche su streaming. Saluto agli amici di 4Music e grazie a voi di essere presenti in questa manifestazione. Grazie, ciao. Buonasera, sono Angelo Baiguini, lavoro per RTL 102.5, ma saluto 4Music TV, ciao, grazie. Cari amici di 4Music TV, sim salamin, un saluto da Raul Cremona. Un saluto agli amici di 4Music, lo faccio io perché io sono bravissimo nel farlo, da parte dei Finlay. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Non è per niente preparato? Vai, 1, 2, 3, 4Music, mi piace e condivido. Fantastico. Ciao. Spontaneo. Paura. Qui abbiamo, come avete visto, il tempo da noi è relativo. Sì, noi molto partiamo con il controllo invece a 10, 9, 5. Ma qui c'è il fuso orario. Sì, a seconda di dove ti sposti nello studio. Qui poi il nostro regista è un artista, in realtà. Sì, no? Sì, cioè, lui ci piace molto perché ci sorprende tutte le volte. Come quello che passiamo noi, credo che non lo passi nessuno. Quando andiamo a girare, ci vediamo alle 3. Giriamo le 7. Potresti lavorare con loro. Io vieno adeguato. E oggi dalle 3:30 ci siamo visti alle 5:30. Ecco, vedi. Benissimo. Ma c'erano i fantasmi, un casino. Va bene. Caro il mio stellino, vuoi leggere le prime domande? Sì, che sono, guarda, allora. Sono arrivate un po' di domande e la nostra Jenny nazionale Ne ha filtrate. Allora, vediamo subito Alessandra di Milano. Vi lascio il microfono in mezzo così. Chiede dove vi piacerebbe fare un'indagine all'estero. Io so già dove, però se volete dirlo anche a Cuba, secondo me siamo sempre vediamo se indovino, perché più o meno noi viaggiamo tutti sulla stessa. Credo che la metropolitana di Londra
sia sì. un posto dove abbiamo, ci siamo quasi arrivati, ci è mancato un pelo lì. Per arrivarci. Però è quello, io ne ho anche un altro che è l'hotel, ricordamelo tu che non me lo ricordo, dove hanno girato Shining. Ah, l'Overlook Hotel. L'Overlook Hotel. Ma no, ma lì dove si trova? In potrebbe essere Rio. Colorado, no. Dovrebbe essere così. Sì, potrebbe essere in Colorado. Sì. Però adesso dalla regia si stanno andando a vedere il nome dell'hotel di Shining, dove è situato. Esatto, c'è già stato un gruppo di ghost hunter famoso americano, diciamo, qui fa anche una trasmissione televisiva, e dove si dice che Stephen King in realtà si sia ispirato al film Shining dopo aver passato una notte in questo hotel, perché pare che capiti al libro. Sì, scusa, chiedo scusa. Beh, al libro, e poi dopo è stato fatto il film. La metropolitana, perché in effetti, oltre ad essere esteticamente portata per essere affascinante, pare che nella metropolitana di Londra quasi ogni anno muoiono diverse persone, insomma, non è, insomma, Milano ne muoiono un po' meno, 4-5 l'anno purtroppo commettono incidenti, questo grave mentre pare che a Londra sia usuale e si sentono. Domanda tecnica, poi proseguiamo con le altre. Però per fare questo servizio bisogna contattare, cioè farsi autorizzare, quella è la cosa importante, Mirko, diciamolo, perché sì, è importante. Diciamo che ecco, è la cosa fondamentale, questo lo diciamo sempre, perché molti purtroppo non lo fanno, molti altri gruppi, o anche semplicemente chi si avventura in questi posti. Anche noi quando siamo andati a Colorno, pur essendo un luogo abbandonato dove in realtà puoi entrare tranquillamente, okay, perché non ci sono più le finestre, insomma, a livello pratico ci si può entrare, noi ci muoviamo solo ed esclusivamente se abbiamo i permessi, quindi questo è assolutamente importante, sia per un discorso di sicurezza nostra che anche di rispetto per i proprietari del luogo, perché comunque, e questo va ricordato, qualsiasi luogo, anche se abbandonato da anni e anni, ha sempre dietro un proprietario, non esiste un posto abbandonato dove non è di nessuno, e quindi dove chiunque ci si può entrare. Al massimo quelli abbandonati da moltissimi anni diventano poi del comune, esempio, il manicomio di Colorno è della ASL, quindi noi abbiamo avuto i permessi della ASL, poi abbiamo avuto anche una bella collaborazione per quanto riguarda le interviste. Adesso magari ne parliamo più approfonditamente, perché così abbiamo un video, no? Dopo faccio vedere un trailer, quello di Colorno. Alessia ci chiede: avete mai interagito con un'entità? Molte volte. Io ieri sera. Immagino cubano. Non so se era brasiliano o cubano. Interagito sì, ma in che modo? Ad esempio, ci sono due modi fondamentali. Uno è appunto attraverso la scrittura automatica, quindi a livello medianico. Ecco, lo dicevi anche prima, parlavi di questa scrittura automatica. Che cos'è? La scrittura automatica è una delle tecniche medianiche più semplici, tra virgolette, per chi esercita questa tecnica. E semplicemente cosa fai? Cerchi di trasformare in scrittura quello che percepisci attraverso i messaggi che ti mandano le entità. Quindi è come se ascoltassi una voce che ti parla nell'orecchio e tu la trasferisci in scrittura. Ti fai aiutare da una macchina, da qualcosa, una cosa che la mano inizia a scrivere da sola. E tu vedi proprio che la mano inizia a scrivere. Si vedrà tra l'altro nella prossima puntata di Mistero, che andrà in onda mercoledì. Abbiamo fatto per la prima volta la prova di scrittura automatica con risultati, per quanto mi riguarda, stupefacenti, perché io non conoscevo niente della storia del castello ed è venuto fuori da solo attraverso la scrittura. Vedi? Porca miseria. Sì, un altro metodo anche che si può utilizzare, che tra l'altro abbiamo proprio vissuto noi due, nelle gallerie di Ardena, un posto vicino a Varese, dove tramite il K2, quindi uno dei misuratori di campi elettromagnetici, che ha dei LED luminosi che si illuminano a seconda della presenza di un campo magnetico e anche dell'intensità di un campo elettromagnetico. Quindi ha queste lucine, noi abbiamo visto in questa grotta, eravamo sottoterra, che il misuratore iniziava a impazzire, non siamo riusciti a trovare una spiegazione logica, e quindi abbiamo detto: proviamo a fare delle domande chiedendo
a un'ipotetica entità di interagire con questo strumento. Abbiamo proprio chiesto, se ci vuoi rispondere sì, fai accendere le luci dello strumento, e se ci vuoi rispondere no, lasciale spente. C'è il video sul nostro sito, quindi si può vedere. Abbiamo avuto delle risposte, ma la cosa impressionante è stata che le risposte che ci sono arrivate, quindi prendendo per buono il sì quando lo strumento era illuminato, sono state identiche anche quando l'abbiamo ripetuto in modo casuale. Quindi abbiamo detto, era venuto fuori, mi sembra che era una donna, sì. Abbiamo provato a chiedere dopo se un uomo, se un bambino, abbiamo richiesto se una donna, e si illuminava solo, sì, ed esclusivamente quando chiedevamo quelle determinate domande. E questo, quindi, video ha fatto un giro del mondo. Sì, perché è presente sul nostro, sito. Dove? Sul sito, sì, o sul, sul sito? Sul sito, sì, tutte e due. Ricordiamolo al volo, allora poi magari lo scriviamo anche sotto, così. Sì, il sito è www.ghosthunters, scritto hunters team.it. Perfetto. Perfetto. Lo mandiamo in sovrimpressione. Sì, vi ricordiamo che queste domande che ci state richiedendo potete scriverle su italico, scritto italy.co, live show su Facebook, e la nostra Jenny ce le sta passando. Io ho una domanda arrivata invece non tramite arrivata tramite SMS, che non privato, sì, di ridire il nome del libro, perché sì, non l'hanno sentito. Chiedo scusa, allora il libro, vai, si intitola Il manuale del cacciatore di fantasmi, la casa editrice Mursia casa editrice, e quindi niente, manuale su di noi. Magari se dalla regia ci attivano l'altra telecamera, il buon Paolino lo può mettere a favore dell'altra telecamera, in maniera tale che lo mettiamo proprio. Se è inquadrato bene, io non vedo. Sì, ma penso che loro vedano bene dalla regia. Nel frattempo, che con questi mezzi tecnici cerchiamo di farlo, abbiamo Marzia da Milano che chiede: c'è un legame tra fantasmi e fuochi fatui? Allora, in realtà il fuoco fatuo è un fenomeno che si verifica con quando i gas, diciamo, naturali del corpo in decomposizione vengono a contatto con l'anidride carbonica, quindi con l'aria. Ovviamente, soprattutto se ci sono delle, diciamo così, delle sorgenti di fuoco, quindi un cero, qualsiasi cosa, prendono fuoco questi gas e creano queste fiammelle, quelli che la leggenda dice si vedono al cimitero. Sì. Esatto, sai, sono che al cimitero ogni tanto si vedono delle, sì, piccole fiammate. Sì. Okay, non sono i ceri accesi, sono i ceri, ma che vengono poi, diciamo, questi gas vengono infiammati appunto da una fiamma, da un cero, da. E la domanda, quindi la risposta alla domanda, c'è un legame tra, appunto, tra questi fantasmi? In realtà no, perché appunto il fuoco fatuo è più un fenomeno naturale, assolutamente spiegato, chimico, esatto. Se Francesco da Torino, perché i fantasmi emetterebbero onde elettromagnetiche? Il perché è una bella domanda. Diciamo che anche qua siamo sul campo teorico. In realtà la teoria che sostiene appunto che un'entità modifichi i campi elettromagnetici è nata perché si sono documentati dei campi elettromagnetici che non hanno una spiegazione razionale. Ecco. Questi campi elettromagnetici sono stati in particolare documentati in casi di infestazioni spiritiche o presunte tali, quindi con anche altri fenomeni come gli EVP, che sono le voci elettroniche, quindi quelle voci che dicevamo prima, sì, nel campo dell'infrasuono e dell'ultrasuono, o forti sbalzi di temperatura, sia, diciamo, cali di temperatura che innalzamento della temperatura. C'è ancora un'altra domanda, Paolino da Torino, che chiede come potrebbe fare ad entrare a far parte del nostro team. Allora ero io. No, non si può. Se uno è appassionato di queste cose, come potrebbe avvicinarsi insomma al vostro questa mi sembra lo servito di più. Poi non da poco trovare un amico come Mirko che compra i macchinari. Direi che questa forse è la parte centrale. Io ci tengo a dire una cosa, siccome anche ieri qualcuno mi ha contattato dicendomi: noi siamo i Ghost Hunter Toscana e sono più di 3 anni che facciamo, e sono venuti fuori moltissimi gruppi. Poi magari io mi presento in maniera incognita per capire più che altro dove vogliono arrivare, perché il mio obiettivo è quello di scoraggiare le persone a fare questo, quello che facciamo noi, perché noi comunque abbiamo
un bagaglio, una preparazione. Io dico sempre che noi siamo protetti, ma perché la protezione ti arriva anche con l'esperienza. Certo. Io mi immagino questi ragazzi che sicuramente entrano in luoghi senza permessi, certo, perché la maggior parte entra senza permessi, vanno magari a scatenare delle energie che non sanno neanche che cosa sono e cosa potrebbero fargli. Certo. E quindi io scoraggio tutti a fare quello che facciamo. Non è un gioco. No, appunto si è sempre sentito dire, ad esempio, non è molto legato, ma le famose sedute spiritiche che si facevano per gioco, quante volte si è sentito dire abbiamo fatto una seduta spiritica per gioco, poi il lampadario non mi smette più di muoversi. Ecco. Perché devi avere una cultura, chiamiamola così, per far sì che se tu contatti un'eventuale entità devi poi anche saperla far tornare al posto suo. Se no gli fai del male, poi da fonte Padre Amort, che è il più grande esorcista italiano, la maggior parte dei casi di possessione sono dovuti da sedute spiritiche fatte in maniera stupida. Quindi attenzione, perché la scrittura automatica non è una seduta spiritica, è una capacità che sviluppa la persona, ha una certa sensibilità. Le sedute spiritiche sono spesso fatte da ragazzini o anche da adulti che vogliono per forza comunicare con un defunto e poi fanno solo danni, quindi attenzione, non e lo poi fanno. C'è questo da considerare anche una cosa importante che dicevamo prima, il discorso anche della preparazione sulla sicurezza, per ritornare al manicomio di Colorno, che dopo comunque ci sarà anche un video, quando noi siamo andati con i permessi della ASL, non solo avevamo ovviamente tutti i permessi in regola in modo da non essere denunciati per violazione di domicilio, che è anche un reato grave, ma l'ASL ha fornito le piantine del manicomio le zone agibili e quelle non agibili, cosa che ovviamente se non avevamo i permessi non avremmo potuto sapere, avremmo anche rischiato. Ma ti ricordo che nel video diceva qui possiamo andare, qui no. Esatto, neanche quello importante. Chi deve lanciarsi in questa cosa, mi raccomando, lo faccia con cura, o poi magari chieda qualche consiglio magari nel loro sito, nella loro pagina. Siamo disponibilissimi. Sì, anche perché come dicevamo prima, non essendo a scopo di lucro, perciò chi è appassionato, chi vuole avvicinarsi, li contatti. Anche perché molti ci dicono, ma loro fanno la trasmissione, figurati se... No, ma noi siamo proprio tranquilli. Rispondiamo a tutti. Ci teniamo a rispondere perché vogliamo proprio dare l'idea che siamo persone normali, ma che fanno queste cose con molta intelligenza. E con rispetto Bene. A questo proposito vi faccio una richiesta personale. Io avrei un conoscente, si chiama Luigi Mancuso, che secondo me è posseduto. non so da chi o da che cosa. Più che lui, il suo cane. Il cane scorreggione. Però vabbè. Però Luigi Mancuso scorreggione è il cognome del cane. Lui secondo me potremmo fare una puntata su di lui. Ecco. Perciò tutte le strumentazioni che avete possiamo usarle su di lui. Sì, porta quelle un po' vecchie usate, perché secondo me non è lui. Comunque vabbè. Adesso io vorrei far vedere, se non sbaglio, un trailer di del Colorno. Guardiamo il trailer di Colorno e poi ne parliamo. E poi era più veloce. Ma quella luce verde è una luce verde che camera all'infrarosso, quindi noi in realtà era di notte, era completamente buio nella telecamera, sembra che sia tutto illuminato, infatti c'è stato qualcuno che ci ha detto ma perché fate le indagini con le luci accese, no, in realtà è la luce all'infrarosso, c'è stato qualcuno che è inciampato magari sì anche noi, sai cosa
Cosa ci ha insegnato, credo, a tutti noi questa esperienza di questi 2 anni e mezzo? È ascoltare il silenzio. Mamma mia, beh, questa è la frasura ci piace, anche sulla filosofia. Ma sai, noi ci troviamo magari per 2-3 ore a stare in silenzio completo e tu riesci a riconoscere esattamente quelli che sono tutti i rumori di un appartamento, di un castello. Infatti dico sempre, quando ci chiamano per fare le indagini, dico sempre: iniziate a catalogare tutti i rumori, perché per esempio a casa mia è piena di rumori, cioè c'è il frigo, oppure c'è il legno, il parcheggio, una volta che tu metti in un cassetto tutte queste piccoli suoni, quando ne trovi uno anomalo, allora inizi a pensare: ma forse questo era un passo, forse questo era un sospiro, forse questo era una... Capito, vicini di casa miei? Che vi lamentate di sto povero ragazzo che fa casino, ma non è lui, sono gli spiriti. Poi vengono i ladri, ma non ho sentito niente. Bastardi. Non si poteva dire, ladri. No, io invece c'ho un rumore a casa mia che è anni che non riesco a capire che cos'è. È quello di sotto che ti bussa. No, quello ormai lo conosco, quello che mi lascia anche i biglietti nella buca. No, io c'ho un rumore che è tipo una scossa elettrica, tipo tss, che non ho mai capito da dove arrivi. Hai mica il deodorante quello spray? No, perché l'hanno posizionato anche a casa mia. Mi prendo dei colpi che sono pazzesco. No, però me lo stavo pensando, che stava dicendo una cosa vera, cioè ognuno di noi a casa propria conosce i rumori di casa. Perciò il frigo che si attacca, e il rumorino della cosa che attacca, gli infissi col caldo. Sì, è vero. Senti, altre domande? Sì, abbiamo altre domande. Scusa Jenny, Omero qua ha messo solo il nome ma non c'è la domanda. Era in imbarazzo, mi sembra cosa scriveva. Era troppo lunga la domanda. Era troppo lunga la domanda. Indovinate la domanda. Dai, allora. Omero voleva salutare i suoi ragazzi. Ah, Ulisse non è presente. No, appunto, era troppo lunga. Omero lo salutiamo. È uno dei curatori. Ah, ok, perfetto. Perfetto, molto molto bene. Invece abbiamo Daria Pignani, Cremaschini. Allora, Daria Cremaschini, diamo anche il numero di telefono. È carina dalla foto? Andiamo avanti. È simpatica. A quando la prossima indagine è aperta al pubblico? Guarda, domani sera a casa loro. Manda una tua foto. Stiamo parlando perché stiamo organizzando. Allora, possiamo dire che probabilmente la prossima sarà nei dintorni di Pavia, questo possiamo dirlo. Non so se sarà la prossima, magari se ci sarà qualcos'altro prima. Comunque, ecco, adesso stiamo valutando diversi posti, uno in particolare di cui abbiamo già avuto i permessi e stiamo insomma valutando l'organizzazione. È un castello a Pavia. E come si svolge così? Lo diciamo anche infatti, molto semplicemente. Ci sarà una conferenza dove ovviamente facciamo sentire tutte le nostre insomma EVP piuttosto che i nostri video, parliamo un po' delle nostre esperienze e dopo c'è un'indagine in diretta dove io, di solito Andrea, Luca e Daniele andiamo a fare l'indagine e la gente può seguire in diretta insieme a Mirko. La sala viene proiettata, ovviamente il luogo dell'indagine è lo stesso della conferenza, quindi perfetto. È tutto insieme, per cui si può avere, diciamo, un po' legato al discorso che facevamo prima, cioè che se uno può seguire anche da casa l'immagine che state facendo, perciò oltre alle persone magari lì la possono vivere meglio grazie a questa cosa della conferenza che spiegate meglio. Non è detto che scegliamo qualcuno tra il pubblico che viene con noi. Io so già chi vuoi scegliere, magari alta, bionda, più azzurri, no, anche Mora. Lì basta che vadano sul vostro sito o sulla vostra pagina Facebook, vi possono contattare e di conseguenza mettersi d'accordo. Poi comunque seguiteli sulla pagina Facebook in maniera che potete vedere che sul sito ci si può anche iscrivere alla nostra newsletter, così si rimane aggiornati su tutte le novità. Caro Paolino, abbiamo due domande veloci perché abbiamo 10 minuti. Abbiamo uno degli esperti di paranormale, perché lui è un paranormale, Fabrizio Miozzo. Non è un paranormale, è un paranormale. C'è una qualche correlazione tra i fenomeni paranormali e la Chiesa in quanto l'essere credenti?
ti ringraziamo per la domanda. Abbiamo una nei prossimi giorni, come sapete, non si può parlare di politica, di religione. No, è una domanda diciamo aperta. Ovviamente c'è qualche correlazione. Ovviamente sì. Io ho una, diciamo, una formazione cristiana, cattolica, quindi arrivo da quel mondo e di conseguenza il mondo dei miracoli, il mondo delle possessioni arriva da lì, cioè. Quindi è ovvio che c'è una correlazione, il paranormale è, abbraccia tutto questo, cioè. Quindi sicuramente c'è una relazione, anche se noi stiamo attenti a non entrare troppo nel mondo chiesa, perché anche con Mistero qualche servizio è un po' delicato, è un tasto delicato, non si anche noi vorremmo parlare dello IOR, della banca del Vaticano, salutiamo tutti quelli della chiesa che ci guardano, se volete sponsorizzarci però non ci siamo. Abbiamo un po' una provocazione, o meglio Nicola chiede come mai nel servizio andato in onda su Mistero nel cimitero alla comparsa dei focolai al posto di andare ad indagare siete scappati, ecco, avevate la macchina in seconda fila. È una bella domanda, siccome effettivamente ce l'hanno chiesto tutti, quando va in onda un servizio di Mistero ci fanno moltissime domande e c'è da fare una premessa doverosa, che un servizio di Mistero dura 20 minuti. Naturalmente c'è un montaggio dietro, certo. Di tutto il materiale, ecco, voi lo sapete, digitato avrai digitato, esatto. Ovviamente dovendo mostrare un servizio per cui con gli inviati e una nostra indagine entro i 20 minuti, è normale che una televisione cerchi di dare più spazio a eventi particolari, a cose che colpiscono, possono colpire, certo, quantomeno lo spettatore, che non a noi che entriamo a controllare dicendo non abbiamo visto niente, smontiamo e ce ne andiamo. Certo, certo. Hanno tagliato tutto questo e si vede solo noi che andiamo. C'è stato chi addirittura ci ha chiesto ma come siete andati via dal cimitero e avete lasciato dentro le attrezzature? Io non ho visto, c'erano gli zombie, andavano col fucile a pompa. Comunque diciamolo, le pagate. Non siamo scappati. Assolutamente. Non siamo scappati da Colorno. Ma sono rimasti lì per masochismo tutta la notte. In effetti Luca e Daniele non sono qua perché sono ancora là. Sì, andrete a recuperarlo. Noi l'abbiamo comunque specificato sulla nostra pagina. Quello che ha visto Nicole, quindi questo fuoco che l'ha visto noi quando siamo tornati dentro, non l'abbiamo sinceramente visto ed è per questo che abbiamo pensato ad un fuoco fatuo, perché sono molto brevi come fenomeni. Quindi in realtà l'abbiamo detto anche nella chiusura del servizio, quando io sono andato poi in studio a dare, diciamo, i risultati del servizio, ho specificato che secondo noi quello era solo un fuoco fatuo, quindi non era niente di paranormale, assolutamente. Noi, ripeto, non l'abbiamo visto, abbiamo visto solo quel bagliore dalla telecamera, ma anche lì c'è da sottolineare che la telecamera in cui si vede questa fiamma, questo bagliore, è una telecamera all'infrarosso, quindi già il cromatismo dei colori è totalmente sballato, certo, perché comunque un infrarosso. In più anche la telecamera, essendo una telecamera di videosorveglianza, non è una telecamera in full HD, è una telecamera con una risoluzione piuttosto bassa, quindi poteva essere qualsiasi cosa. Noi abbiamo ipotizzato, visto il cimitero, un fuoco fatuo. Anche qua molti ci hanno scritto il cimitero è vecchio di 100 anni, è impossibile che ci sia ancora qualcosa in decomposizione. Anche questo è assolutamente vero. C'è però da dire che questo cimitero, sappiamo perché ce l'ha detto la Protezione Civile, che entrano moltissime persone anche lì senza permesso. Un ragazzo addirittura è rimasto chiuso dentro per tutta la notte involontariamente. Abbiamo anche notato della terra smossa all'interno del cimitero, quindi non escludiamo che magari qualcuno abbia seppellito un animale, certo, o qualsiasi cosa che poi ha creato questo piccolo fuoco fatto, certo, quello che sia. Quindi tutte queste spiegazioni poi sono state date e poi in realtà quello che è stato tagliato, diciamo, non dipende da noi, ecco, chiaramente, certo, non, certo, facciamo nel montaggio. Comunque, come sempre, l'avete visto, fate le domande anche nella loro pagina Facebook, nel loro sito, loro, sì, vi rispondono. Allora, siamo in super ritardo. Però è bello, è interessante. Dobbiamo stringere. Io volevo mandare prima c'è una domanda dai nostri telespettatori. Vuoi magari prenderti il microfono? La Madonna dietro di voi. Io ti ringrazio per la domanda, perché abbiamo passato un weekend a decidere che sfondo usare. Esatto. E io e Paolino abbiamo deciso: pensa che bello se vedono la Madonna. Ecco. E allora avremo tempo di farlo sentire. L'audio adesso io voglio mandare in onda a Como.
mandiamo in onda Como, mandiamo in onda Como, così andiamo a preparare l'audio, vi facciamo sentire l'audio più terrificante delle loro esperienze e poi il video delle vite. A tra poco. Abbiamo appena ultimato di visionare tutto il materiale dell'indagine di Como. È stata un'esperienza davvero entusiasmante, fantastica, con dei fenomeni molto molto personali in evidenza. Io parlo delle mie sensazioni per primo, ho capito che c'era qualcosa di strano appena entrato in quella casa, che c'erano delle energie particolari. Ne ho avuto conferma quando mi trovavo di fronte all'entrata della veranda della casa insieme a Fabrizio e alla compagna, mentre stavamo parlando con i nostri fan durante la diretta. Alla mia richiesta di darci un segnale, l'entità ha fatto sentire dei passi sopra di noi e improvvisamente si è aperta la porta della veranda. Questa cosa è stata sentita anche dai nostri fan durante la diretta, perché è avvenuta in maniera improvvisa e inaspettata. Abbiamo qui Daniele e Andrea, che invece ci racconteranno un po' quelle che sono gli EVP e le foto scattate. Andrea. Sì, eravamo al piano di sotto, dove c'era la cucina, un piccolo salotto, e eravamo all'altezza di una porta che si vede anche bene nel video che abbiamo messo dell'indagine. Eravamo noi tre, peraltro, e io mi ero tardato un attimino ancora all'altezza della porta e ho sentito a un certo punto un vento abbastanza freddo, proprio una sensazione di freddo, e nel mentre i nostri K2 si sono accesi ripetutamente, e quindi abbiamo cominciato a fare delle domande se c'era qualcuno. Durante l'indagine non abbiamo chiaramente sentito nulla a livello sonoro, nessuna risposta alle nostre domande, ma poi analizzando l'audio avevamo un registratore Daniele, un registratore io e la telecamera. Sulla telecamera, sul mio registratore, non abbiamo trovato nulla, mentre invece sul registratore di Daniele abbiamo trovato questo rumore che, una volta analizzato bene, sembra essere una voce femminile e sembra dire lei si opponeva. Adesso ve la faccio ascoltare. Questo è a velocità normale. Dopodiché abbiamo amplificato e rallentato per cercare di capirlo un po' meglio, e ve lo faccio ascoltare. Sembra proprio dire lei si opponeva, tra l'altro è una voce molto particolare, sicuramente femminile, e niente, questo è quello che è successo in quel frangente. Tra l'altro poi comunque i K2 hanno continuato a dare segnalazioni, però altri VP, altre cose in quel frangente lì non abbiamo trovate, mentre invece abbiamo trovato una foto molto particolare al piano superiore che ha scattato Daniele. Allora, praticamente mi trovavo al piano superiore insieme a Mirko e Andrea. Nel frattempo che ero davanti a questa stanza, volevo provare a fare tre foto con la macchina ultravioletti. Mi sono uscite le prime due foto praticamente nere, perché avevo voluto usare il flash. L'ultima foto è comparsa questa sagoma, che all'inizio, guardandola, mi sono un attimino stupito, però vedendo in un monitorino piccolino ho detto che sarà un riflesso dell'ultravioletto, comunque dell'infrarosso. Invece, analizzandola meglio sul computer e tutto, è uscito fuori che c'è una sagoma di una persona messa di spalle, che si presume sia la figura di una donna vestita come una cameriera, no? Sembra in effetti una figura femminile, quasi sembra avere un velo, sembra guardare in direzione del tavolo e dell'uscita della stanza, messa di spalle. In effetti si vede anche l'illuminazione, questa era la nostra telecamera a infrarossi del DVR, e si vede proprio che l'infrarosso illumina la parte superiore della,
della testa e delle spalle di questa figura. Quindi ragazzi, sulla base di tutti questi elementi, di tutti questi indizi raccolti, ci sentiamo di dire che in effetti in questa casa fenomeni paranormali sembrano accadere. Ci siamo ripromessi di fare un'altra indagine in primavera, perché vogliamo provare senza il freddo questa volta, sì, a rimanere, perché faceva molto freddo, a rimanere nuovamente chiusi in questa bellissima dimora per tutta la notte, magari con un po' più di caldo. Ormai stai dando i numeri. Scusate, ma c'è una presenza. Si è materializzata, perché devi ricordare una cosa. Che se febbraio esce. Fallo vedere a casa. No? Cosa esce? Esce. Fallo bene, dai. Esce la risposta. Tu che vuoi fare la velina da grande? Ma anche no. Esce. Esce. La rivista ufficiale dei ghost di mistero. Fondamentalmente però ci sono loro, infatti, dove all'interno c'è la rubrica curata dai Ghost Hunter TV. Paolino l'ha provata per una settimana sta cosa. Non è vero, ragazzi, ve l'ho detto 30 secondi fa. Quindi il 6 febbraio, ricordatevelo, andate tutti in edicola e in tutte le edicole d'Italia. D'Italia. Sì, sì, in tutta Italia. Benissimo, perfetto. Anche a Ciro Marina. Lui sai che prende Jenny, in giro da, Jenny, dal programma è una bella idea di regalo per il tuo amico Paolo che fa il compleanno venerdì. Hai ragione Paolo, quanto cavolo mi costi Paolo? costa poco. Ma Adam l'avete conosciuto voi? No, non ancora. Adam. Adam. Ma tu sai chi è? Sì, quello lì che fa il fenomeno, che racconta sempre una marea di cose che non si capisce dove abbia prese. Però è inquietante, perché quella mano. Ma poi proprio giro che sì, lui è sempre lui con la maschera, Gigi anche a fare la abbiamo scoperto Gigi. Gli occhi sono i suoi. Sì. Allora, ragazzi, ordine che stiamo intervistando. Allora, due parole al volo deve dirle Andrea, mi sa, sì. Su Como, su cosa che abbiamo appena visto. Okay? Guarda, faccio la velina sulla foto, così la foto che abbiamo visto in questo video fa. Sì, quella foto lì è stata molto particolare, perché l'abbiamo scattata durante l'indagine, eravamo io e Daniele, non lui, l'altro Daniele che stasera non c'è, e sul momento non abbiamo visto niente. Poi rianalizzando appunto tutto il materiale abbiamo visto questa foto qui. Tra l'altro nel mio gruppo c'è un fotografo professionista che volevo ringraziare, perché dà una mano anche al nostro gruppo, certo, per analizzare il materiale, che è Alessandro Lercara. E niente, l'abbiamo fatta analizzare da lui, perché non ci spiegavamo questa cosa. Si vede chiaramente una sorta di vecchia signora di spalle, no? E anche lui non è riuscito a trovare una spiegazione razionale su questa foto qui. Incredibile. Tra l'altro, prima di scattare questa foto, i proprietari avevano segnalato che una, diciamo, delle segnalazioni principali era proprio l'apparizione di questa vecchietta, diciamo, loro la chiamavano questa. Loro la vedevano? Loro l'hanno vista, noi non l'avevamo ancora fotografata, quindi non avevamo ancora scattato la foto. Abbiamo visto questa figura che effettivamente sembra proprio una vecchietta. Magari non abbiamo dato tempo, perciò magari vi rinvitiamo a tornare, perché è appassionante. Com'è possibile che io non la vedo a occhio nudo invece con la fotografia? In questo caso perché la macchina fotografica era l'ultravioletto, quindi uno spettro visivo che noi non vediamo. Ecco, vedi. Vedi? Adesso sì, prima non tanto. Allora, Andrea invece volevi dire quella cosa del tuo gruppo di Torino invece? Come si chiama? Adesso credo che sentiremo quell'audio. Allora, adesso andiamo con ordine. Parliamo. Ascoltiamo l'audio di cui abbiamo parlato inizio puntata, che è l'audio
che ha più impressionato i Ghost Hunter Team in generale, nel senso nelle loro esperienze, è stato uno dei più significativi. Quindi ascoltiamolo e poi loro ci spiegheranno. Allora, invita gli amici a casa a sedersi. Non spegnete le luci. Rilassatevi. E alzate il volume al massimo. Facciamo una premessa, ricordiamo, questo audio è stato registrato dove? E qua in provincia di Torino. Qua in provincia di Torino. In una casa. E sottolineo che l'audio è stato registrato quando la casa era completamente vuota. Un'abitazione privata. C'era uno dei nostri collaboratori fuori, all'esterno che controllava che non ci fosse nessuno. Ok, va bene. Ascoltiamo la registrazione. Siete pronti? Avete sentito? Però spieghiamo bene la situazione, perché casa disabitata, completamente vuota, zero mobile, nessuna persona all'interno della casa. Uno di voi fuori a controllare che non ci fosse anche dentro, perché adesso forse da da mistero forse questa cosa non traspare, però quando noi facciamo le indagini, una cosa molto importante delle nostre indagini è che lasciamo i locali vuoti per qualche ora con l'attrezzatura in registrazione, quindi videocamere di sorveglianza, eccetera, registratori, proprio per vedere se si verificano delle attività. Perché a volte sembra che questi eventi possono essere legate o al luogo oppure alle persone che ci vivono. Okay. Questo è anche interessante come prova da fare. In questo caso noi non c'eravamo, avevamo lasciato tutto in registrazione e quando siamo tornati abbiamo subito analizzato la file audio e abbiamo anche guardato le telecamere per vedere. Certo. Non è possibile entrare video qua, nessuno. L'audio l'avete, cioè è un audio normale registrato normalmente o avete dovuto, è un'apparecchiatura particolare? È un registratore digitale, sono normalissimo, cioè se io fossi stato nella casa in quel momento sentivo quello. Sì, esattamente, pazzesco. E questa è un'indagine che peraltro abbiamo fatto doppia, perché la prima è stata fatta da me col mio gruppo, perché hanno chiamato noi, e dopo questo audio e altri eventi l'abbiamo rifatta il giorno dopo con lo Stunter. E questa qui è una... Questa è la tua, perciò del primo giorno, chiamiamolo così. No, questo è già la seconda. Il primo tu l'avevi già sentito questo? La prima volta? Il primo abbiamo sentito degli altri rumori, c'è un rumore ritmico che va avanti per 10 minuti. Ma la cosa strana di quel rumore è che ha una cadenza impressionante, cioè se tu vedi il grafico, ogni 2 minuti circa c'è lo stesso urlo con gli stessi rumori, urlo, rumori, tant'è che io sono andato a fare una ricerca pensando fosse un uccello che appunto producesse questo suono. In realtà non c'è nessun uccello che ricordi questo. Perciò animali strani, un topo all'interno che mangiava, non lo so. Siamo la regolarità. No, non lo so. Perché tra l'altro nel secondo audio, a parte che questi colpi fortissimi li aveva già registrati anche Andrea con la prima indagine. Questo audio che abbiamo appena sentito invece che della seconda indagine, come si può sentire, oltre a questi rumori veramente assordanti, sembra qualcuno che con una spranga di ferro stia spaccando tutta la casa. Si sentono anche chiaramente 3 voci, una sembra una voce maschile ma è talmente distorta da ricordare un po' quella di un demone, insomma,
quei film dell'horror sì, dove distorcono sì. la voce. Poi si può sentire una voce di un bambino, di una bambina che chiama la mamma, e anche una voce femminile che sembra rispondergli, quindi sembra che ci sia davvero una lite fra tre persone, sì. fra un nucleo familiare sì. Che è stata captata da, dai registratori. In questa casa qua c'è un'indagine, cioè, avete fatto un servizio o no? Non c'è noi, sì, c'è, lo si può vedere sul suo sito, sul mio sito, okay. che lo diciamo e non me lo ricordo. Grazie, il fratello di Andrea. Vabbè. Allora, il sito è www.thepat.it, che è il Paranormal Activity Team. Ah, ok. thepat.it. Perfetto. Lì ci sono queste indagini. Solo l'ultima cosa per chiudere questo discorso. Fate una ricerca anche storica, nel senso che questa casa magari sì. nell'antichità c'era una famiglia che sono morti perché il padre ubriacone ha ammazzato la figlia. Ma noi lì abbiamo fatto una piccola ricerca, abbiamo comunque scoperto che Almese era proprio un luogo di rituali un po' satanici. Ah, ecco, addirittura. Su quella casa in particolare. Salutiamo gli amici di Almese allora. Ciao cari. Ciao cari. Su quella casa in particolare, un aneddoto che abbiamo scoperto è che era una vecchia casa del Settecento, se non ricordo male, che praticamente hanno cercato di ristrutturare, e quando hanno cominciato a ristrutturarla, questa casa è crollata da sola, quindi l'hanno proprio rasa al suolo e l'hanno ricostruita totalmente, però sul luogo dove sorgeva la casa precedente. Infatti sembra proprio che sia una cosa legata al luogo questa, tant'è vero che chi ci viveva, per fortuna, adesso non ha più nessun tipo di fastidio. Adesso chiaramente si è trasferito, vive da un'altra parte. Certo. Perciò era legato alla persona e non al luogo? No, al luogo. Perciò salutiamo anche quelli che abitano adesso in questa casa. non diciamo esattamente dov'è. No. Ragazzi, io con enorme dispiacere devo dire che abbiamo finito. Guarda, stasera sei veramente, purtroppo hai ragione perché dobbiamo chiudere. Però mi hai appassionato, è una fantastica finalmente, idea. Finalmente. E sono contento di averli conosciuti perché è veramente interessante. Spero che Quindi sarai anche fiero di offrirgli la cena. Olè. Ma è l'ultimo dei problemi questo. Tanto c'è il fantasma che gliela offre. Il fantasma di no, senti, invece ricordiamo qualche loro appuntamento, giusto? Io allora gli facciamo. Allora, ricapitoliamo. Libro, il manuale del cacciatore dei fantasmi, edizioni Murcia, in tutte le librerie. Sono io dietro, se volete. No, ma questa la cancelliamo, questa copertina la cancelliamo. Sono io dietro. Il 6 febbraio. Rivista di Mistero, ufficiale del programma di Italia 1, come sapete, in cui ci sarà una nostra rubrica. Dove in ogni numero racconteremo di una nostra indagine. Perfetto. Poi mercoledì. Mercoledì, mi raccomando, Italia 1 alle ore 21, la puntata di Mistero, dove vedrete un castello dove sono successe delle cose molto particolari. Sì. I vostri riferimenti su Facebook? Sì, Facebook è facebook.com/ghosthunterteam per la pagina Facebook, invece il sito ghosthunterteam.it, e poi da lì trovate anche il canale di YouTube, Skype, Twitter, qualsiasi cosa. E il 3 marzo voi siete ospiti d'onore al Jazz Café di Milano, Corso Sempione, ci sarà la festa di compleanno del Ghost Hunter Team. Dove siete tutti invitati, mi raccomando, non prendere impegni. Un mese prima, te lo sto dicendo. Sì, esatto, creeremo. Domenica. Facciamo un aperitivo dove comunque a breve pubblicheremo l'evento sulla nostra pagina e sul sito con tutti i dettagli e tutti i riferimenti. Io vi dico, continuate a guardare For Music perché secondo me li rivedete. Speriamo. Ora vi daremo più notizie lunedì prossimo, perché ci vediamo lunedì prossimo come tutti i lunedì 20:30. Canale 613 del digitale terrestre. www.formusic.tv. Adesso ragazzi io vi ringrazio davvero. Grazie. Facciamo un bel applauso. Saluto la mia mamma anch'io. Mia appassionata che ci sta guardando. Posso ringraziare Daniele perché è stato lui il punto di tutto questo. Ringrazio Mirko, ringrazio il fratello di Certo. Ma io volevo ringraziare anche loro perché ci seguono sempre numerosi, sia sul canale digitale terrestre, sia su For Music, sia su internet. Perché non ha parlato perché abbiamo dobbiamo invece volevo salutare il nostro Fabrizio
Desiati e Fedies alla regia, che stasera non ha sbagliato un colpo. Stasera si è superato. Vieni, perciò vieni salutare, perché io li seguo tutti i giorni, le domeniche, tutte le mattine, tutte le mattine li segui. Lui è un altro che con cui si può parlare di queste cose. Allora invitateli di nuovo la prossima volta, iniziamo a entrare nel particolare. Io vi porto due persone e le studiate, una è quella là e l'altra te l'ho detto, stai sintonizzato anche tu sui ti ringrazio per il consiglio, ragazzi. Buonanotte, perché adesso c'è Levita il sabato notte più bello che c'è. Voglio fare un saluto a tutti quelli della Levita, avete aspettato fino adesso, ma adesso ve lo godete tutti, vedrete che ne valsa la pena. Ciao a tutti, ci vediamo lunedì prossimo. Ciao.